Sto masticando dei popcorn. Sto facendo una prova se fa questa videocamera. Tu ci hai preoccupato? Ci hai super preoccupato perché abbiamo fatto le valigie? Ma bimbo, lo sai che qui, in questa busta, c'è tutta la cosa per il mare di bimbo? Scava! Scava, scava! Basta, bravo, bravo, bravo. Buongiorno, mie amate bussole! Come state? Spero tutto, 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 tutto bene. Allora, ho ripreso in mano la mia Osmo, quindi la stavo provando. E qui stiamo per partire per il mare. Ragazzi, saranno delle vacanze lunghissime. Adesso vi spiego perché. Intanto spengo la radio di Ale, se no altrimenti sentite Linus in sottofondo. Devo ricordarmi come si fa con la videocamera. Se premo qui, gira al contrario, ok. Se premo qui, si fissa. Ah, ok. No, non si fissa. Ah, così cerca la mia faccia. Dovrei iniziare a lasciare che cerca la mia faccia. Non so se vi viene il mal di mare. Dicevo che saranno delle vacanze molto lunghe perché praticamente noi domani abbiamo l'evento ad Albarella. Poi l'8 agosto ne abbiamo uno a Cattolica ed essendo un tour di Marlowe, Marlowe ci ha regalato 1000 euro da donare in beneficenza e abbiamo scelto un'associazione di Cattolica. E cosa succedeva? Succedeva che tra il 31 e l'8 noi saremmo dovuti tornare a casa, ma il mercoledì in mezza settimana saremmo dovuti tornare a Cattolica per incontrare questi ragazzi di cui abbiamo scelto l'associazione, che li portiamo in barca a vela, sono dei ragazzi autistici. Saremmo dovuti tornare a Cattolica. E quindi che senso aveva tornare a casa lunedì, per poi mercoledì tornare a Cattolica, per poi giovedì tornare a casa, per poi tornare sabato a Cattolica? Abbiamo detto portiamoci avanti col lavoro e fermiamoci una settimana in più. E quindi oggi è il 30 e noi fino al 17 staremo in vacanza. Allora, in realtà per me è stato un trauma, perché in questi giorni ho lavorato davvero troppo, 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 troppo giorno e notte, ma dovevo portarmi avanti e quindi l'ho fatto. Come potete vedere, stiamo sistemando tutto, 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 stiamo facendo le valigie. Alessia avrà una valigia rosa, io nera, e quindi ora prepariamo tutto e partiamo. Sì, non vedo l'ora! Andiamo ovviamente in Riviera. Io sono affezionata alla Riviera e mi piace la Riviera, gli eventi sono in Riviera e quindi si va lì. Yes! Siamo partiti! Tu sei dentro nella tua cuccetta. Ma che bravo! Bimbo! Papà sta facendo benzina come sempre perché lui vuole sempre guidare, non mi lascia mai guidare a me perché vuole sentirsi il figo e perché sennò vomita, se lui non guida vomita. E siamo partiti, andiamo all'isola del Barella, ci dà 3 ore e 10 minuti e mi sa che se anche abbiamo l'evento domani, stasera, che c'è Ricky che canta, ci faranno andare sul palco a salutare. Ciao Pans! Cioè, non so se saranno anche Pans. Ah no, in realtà sì, perché vi spiego questa roba, l'isola di Albarella è fatta in maniera tale che tu puoi entrare solo se sei residente all'isola. Quindi domani i Pans saranno pochissimi perché non possono venire da fuori. Quindi quelli che sono venuti da fuori apposta alloggeranno lì stanotte e quindi ci vedremo anche stasera. Troppo fortunati questi Pans. E poi domani canteremo, adesso in macchina faremo un po' di prove. Sei pronto, amore? Prontissimo. Vado. In quale città ta ta l'evento si deterrà? Io ti voglio ta ta chiaro, anche se noi siamo con le mascherine, saltiamo di gioia, dai, vieni un po' qua qua qua, sei sulla mia destra, tra, ormai è troppo tempo sempre di te. Sette, segna le lancette, salto sul Intanto sedile, siamo a momento in Orio. cui arrivo fin laggiù, nel mentre anche sopra l'asfalto, sotto il sole cocente, Con con Sabri sabbia Pig canti pure pulita. tu. Beh, Bocconcino è sempre bravo a cantare. Alza un po', amore. Con Sabri Pica canti pure tu. Adesso arriva la mia parte, eh. Non posso farvela sentire Il mio tutta. tempo ti tengo stretto, ecco, a te poi mostro tutto il mio affetto. Quanto il tempo che io ho passato aspettando, non resistevo più neanche un secondo. Negli eventi aspettavo il ritorno. Io ti voglio abbracciare, non posso più spoilerarvi la canzone. Ciao, 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 a dopo! Volevo consigliarvi un panino nuovo, perché io nel naso grill prendevo sempre il Camogli. Hanno fatto un panino nuovo che si chiama Reginella, che ha praticamente la mortadella e cos'è lo stracchino? Raga, buonissimo, quindi provate il panino Reginella. Mentre Ale, cosa mangia, amore? La focaccia, vero? Sì. Lui il focaccione di spizzico. Panino Reginella, buonissimo! Ma bimbo, ma come stai dormendo? Ma sei stupidino! Bimbo, tra poco siamo arrivati!
tra l'altro, raga, è un viaggio lunghissimo, sono le 3:10, saremmo dovuti arrivare alle 3 da Val Navigatore ed ha ancora un'ora e passa di viaggio. Forse amore non dovevamo partire di venerdì. Oggi è tipo l'ultimo giorno di lavoro per moltissime persone, quindi poi sono in partenza. E niente, dai, tra poco arriviamo, incrociamo le dita. Quelle delle mani e non quelle di piedi. Aspetta, adesso provo a incrociare le dita dei piedi. Tu amore sei capace? No. Aspetta, mi è venuto un crampo, non lo incrocio più. Ah, che male. Raga, forse siamo arrivati. Vedo là un sacco di barche. Sì, il viaggio è infinito. Stiamo cercando l'isola perché sì, è un'isola, ma da qualche parte via terra dobbiamo trovare questo posto. Sembra proprio bella, bella, bella. Albarella! Ci siamo. Ecco, da lì si entra. Allora, mentre Alessio sta andando in bagno, lo vediamo chiudere la porta. Volevo farvi vedere che siamo appena arrivati. Guardate che bella camera. Allora, qua ho perso la valigia, ma ho promesso che in queste vacanze starò attenta e cercherò di tenere tutto in ordine più o meno, perché voglio sistemare un po' la casa. Anzi, quando rientrerò dopo queste 3 settimane di vacanze, voglio eliminare il superfluo, diciamo buttare via un po' di roba e sistemare un po' la casina. Comunque, bimbo, metti il guinzaglio che andiamo. Volevo farvi vedere quanto sono carina. Ho comprato questo vestito qua, sempre dai miei amici China. Oh, aspetta che sono nera, amore. Io ho finito questa vacanza e invece voglio iscrivermi a danza. Quanto sei stupido. Ah no, pensavo fosse il momento dove diciamo cose che non faremo chiedi mai. Chiedi qua di far vedere quanto sono carina. Sì. Ah, ma ti sposi. Ma perché? Non sapevo ti sposassi. Sembra una modellina, in realtà sono dei pantaloni. Ah, ti sposi. Tanti auguri a te e famiglia. Sono carina. Molto. E perché ho detto, amore, ma se ti vede che voglio fare una bella foto con te, allora mi sono messa la stessa. Tra rose e fior nasce l'amor. Purtroppo guarda, col tempo sai le cose cambiano, capisci? Adesso prendiamo cocco e andiamo. Oh, c'è un balzo temporaneo di qualche ora, ragazzi. Abbiamo appena fatto l'evento qui all'isola, è stato bellissimo. E è venuto anche piccolo cocco a trovarci, amore. Il mio bocconcino sexy. Qua siamo a un tavolo con un sacco di persone carine che mi sa che poi in realtà conoscete. Ciao amico, ciao, ciao, ciao. Tu sei il famoso TikToker. Oh sì, quanti followers hai? Tanti. Quanti? Diccelo. Tipo? 1.000.000.000.000.000.000. Wow, ma cavolo. Da oggi ti seguiremo tutti. Come si chiama il tuo profilo? Quasi ganzo. Bello. Poi, cioè, lui è la star. Poi c'hanno queste mezze cartucce. C'hanno 5 follower. Niente di che. Cioè, ma guardate quello. Ma cosa vuoi fare te con gli occhi? Ma cosa vuoi fare? Cioè, ragazzi, qui la vera star è lui. Ah, già, giusto. C'è. Salutiamo boomer. Il nostro Claudio Lauretta. Ciao, no, ciao, Claudio. Sono io, No, no, no. No, è che abbiamo Claudio, amico in comune, quindi volevamo salutarlo. Raga, qui fa un caldo incredibile. E oggi alle 15 andiamo in piscina con i fan. Bello, 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 non vedo l'ora. E Ale, vuoi dire qualcosa? Sì. Cosa? Buon appetito. Loro non stanno mangiando. A voi e famiglia. Va bene, buon appetito. Signorino, vuoi dire con chi hai fatto la foto? Dillo un po' che hai fatto la foto con Ricky, perché tu sei il suo pants numero uno. Dovete sapere che ieri cantava "Perdo le parole". Wow, wow. Sì, lui è super pants di Ricky, vero? Ah, adesso io mi metto il costumino perché ho dato appuntamento ai pants. Stiamo tutto il pomeriggio con loro in piscina. Devo recuperare la cuffia perché ci vuole la cuffia. Metto il costumino, quello che ho preso a Valencia. Amore, quanto sono carina con la cuffia. Molto, sembri me. Vabbè, secondo me in cucina si può andare con la cuffia. Vi lascio qua la videocamera e poi vi porto, perché sono un po' di pants che ci aspettano per fare il bagnetto. Quindi le bellezze al sole, rimanete lì. Niente bagno? Dopo bagno. Dopo. Ragazzi, è arrivato il momento. Ciao. Che volete dalla mia vita? Ciao. Praticamente ho preso la videocamera perché ora, attenzione che qua è stretto, cadiamo in acqua. Andiamo insieme a fare quell'esperienza dei gonfiabili. Oh, allora qua c'è il trampolino, se poi mi portate fortuna forse mi lancio. Forse, non ne sono sicura. Quindi adesso vado con tutti i pants sui gonfiabili. Allora mi raccomando, qualsiasi cosa succeda tu vienimi a prendere. Ciao mamma, sono... Ciao, 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 mamma. Ciao mamma. Ciao mamma, vuoi salutare le mamme? Ciao. Cioè, le mamme vostre sono qua però.
Allora tu per 5 minuti. Nella fila si va uno alla volta, così nessuno rischia di morire. Esatto, per 5 minuti rimani qua. Vado prima io. Perché questa cosa qua non posso andare con la videocamera, altrimenti prende l'acqua. Chi va prima? Uno che è capace di farlo prima. Fatemi vedere come si fa. Voi cominciate ad andare. Vai. Ah, ma io devo nuotare qui. Ok. Ma io non lo faccio, ma neanche se mi paga. La mamma quella di quella piano. Brava. A posto, Vale. Gamer, stai perdendo, eh? Quelli sono tutti davanti a te. Ok? Sempre il parco di Roblox. Sì, però scarso, vai. Vai, Sam, vorrei un po' di tifo, per favore. Vai, Sam, vai. Troppo forte. Dovresti andare veloce. No! Perfetto, brava. Grazie. Facciamolo ballare. Andata. Vai, vieni. Bravo. Vai. Con la pilota, vale. Ecco l'atleta Cereseto, si appresta ad affrontare l'ostacolo con la sua proverbiale classe, ecco, vedete, sembra un lottatore di sumo che si è cagato addosso, vedete, ecco, è il primo ostacolo, è passato, ne rimangono altri due, il secondo è appesa come un koala, come vedete, manca solamente l'ultimo ostacolo, sta gridando delle cose che non sto capendo, manca l'ultimo ostacolo, vediamo come si... attenzione, ecco, fatto. Anche qui sembra un koala che si è cagato addosso. Eccola, quella è il nostro atleta, vedete? Si sta tenendo. Anche qui l'agilità di una scimmia addormentata, come vedete. Siamo quasi arrivati all'ultimo ostacolo. Uno scivolo per la medaglia olimpica nella disciplina gonfiabili. Abbiamo l'atleta Cesareto, che sta esibendo per l'Italia. Eccola arrivata all'ultimo ostacolo. Ecco, vediamo, si appresta a salire, vediamo che cosa succede. Pronto, amore? Certo. Completa così la sua prova l'atleta Cesareto, si classifica 14esima su 14, perfetto. Aiutatemi, non ce la faccio più. Ho vinto. No, sono arrivata 14esima su 14, ho contato. Sono arrivata alla fine. Mettete un bel like per questo video. Mettete like e seguiteci dove volete. Sì. Noi andiamo al mare. Se volete seguirci, siamo qua. Sì, seguiteci. Aiuto. Seguiteci. Ciao, ragazzi. Ciao. Bimbo, sei preoccupato perché facciamo le valigie? Ma vieni anche tu, eh. Andiamo io, la valigia rosa, quella nera, un Minions, il mio zaino. Ma non sono un Minion. E lo zaino della gamer, Titti. Guarda che sono carina. Molto, molto carina. Oggi puoi dire allo papagena. Allo papagena. Oggi partiamo e andiamo a Bellaria per quanto muore fino a venerdì. Cioè, sì, esatto. Sabato mattina poi andiamo a Cattolica perché abbiamo la vacanza con gli amici e c'è l'evento. Ma da lunedì a venerdì saremo con Ferruccio e Viola. Sì, cioè non proprio insieme, loro sono nel camper. Vabbè, certo. E però ci vedremo, andremo al mare insieme, così posso comprare un gonfiabile super da ecco. Stare con Viola che mi ha preso anche il popcorn. Ok, adesso metti di su. Apri bocca e facciamo la transizione. Pronto? Miau. Ah, yeah.